Sì, per titoli, 4 punti. Ieri, mentre Salvini scappava da Bruxelles, gli è arrivato uno schiaffo non indifferente. La Presidente della Commissione non ha voluto incontrare i parlamentari eletti dalla Lega perché evidentemente il tema dell'isolamento dei sovranisti in generale, ma in particolar modo della Lega sulle politiche europee, si aggrava anche per la vicenda russa di Savoini. Ma questo è un punto molto delicato per l'Italia, per l'economia italiana, per le prospettive che l'Italia ha rispetto alla vicenda europea, non solo per le, tra virgolette, poltrone in commissione, ma anche per tutta una serie di politiche di cui noi abbiamo bisogno per poter tornare a crescere. Punto numero due. Io credo che ieri ci sia stato un fatto politico molto importante, lo vorrei sottolineare perché siccome sono molto critica nei confronti del Movimento 5 Stelle, molto critica su tutte le scelte che fino ad ora ha fatto in questo governo, non posso non sottolineare la scelta del gruppo parlamentare, dei rappresentanti dei 5 Stelle al Parlamento europeo che hanno deciso, proprio alla luce dei contenuti del discorso della Presidente, citati prima in studio, hanno deciso di votare e hanno determinato in maniera inequivocabile l'elezione della Presidente, della Commissione. Terza questione, non mi sottraggo su Bibbiano c'è un'indagine. Ci sono alcune persone che sono accusate di reati gravi. Il sindaco di Bibbiano è accusato di abuso di ufficio e non ha nessuna accusa e nessuna Certo. evidenza di coinvolgimento rispetto a reati che hanno a che fare con i bambini. Quarta questione, per me fondamentale. Io credo che il tentativo che la Lega sta facendo di spostare continuamente l'attenzione dalla vera grande questione che la Lega non è in grado di risolvere, che è la questione economica, che è la questione fiscale, che questa, che è quella della vita dei cittadini, ok, abbia molto a che fare con il nervosismo che caratterizza Salvini e, ahimè, anche Romeo stamattina. Ci sono delle questioni che sono state rinviate da parte di questo governo, che sono state usate per fare la campagna elettorale, peraltro per vincere le elezioni europee, che sono le questioni economiche, e la Lega, dopo aver fatto tante promesse, non è nella condizione di realizzarle. Poco alla volta, pezzi di governo e pezzi di maggioranza si stanno rendendo conto di questa realtà, così come noi stiamo dicendo da più di un anno su questi temi, così come sulla vicenda russa, noi non daremo tregua al governo e alla Lega e a Va bene, un Salvini. momento, Non si prendono in chiaro, giro gli italiani. Non si chiaro, prendono in va giro gli bene, italiani. chiaro.